Questa cappella, realizzata da Le Corbusier, è collocata sulla collina di Bourlemont a Ronchamp, località che si trova tra Belfort e Basilea, vicino al confine franco-svizzero. Frequentata due volte l'anno da migliaia di pellegrini che si radunano nello spiazzo pianeggiante sulla cima del colle, essa è costruita sull'ultimo contrafforte dei Vosgi, che domina la pianura della Saône. Si tratta di una di quelle colline in cui un tempo sorgevano templi pagani e in seguito cappelle cristiane. L'ultima di queste fu distrutta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Le Corbusier dedicò l'inverno 1952-53 al progetto e avviò i lavori nella primavera. La cappella fu consacrata nel 1955. L'edificio è dotato di una pianta asimmetrica e di una composizione complessa. Le caratteristiche esterne dell'edificio si riflettono all'interno. Lo spessore dei muri di diversa sezione plasma la superficie delle pareti. Alle pareti curve, convesse all'interno in corrispondenza delle superfici concave all'esterno, si aggiunge l'incombente convessità della copertura. Essa è leggermente staccata dalle pareti perimetrali e lascia così un sottile spiraglio da cui filtra la luce. La cappella è orientata con l'altare a est. La navata centrale può accogliere 200 persone. Le due cappelle minori hanno un'illuminazione naturale particolarissima, essendo dotate di una semicupola che prende luce da tre differenti punti d'orizzonte. Nella navata, invece, i punti di luce sono dati da profonde strombature nelle pareti che creano nell'ambiente una penombra particolarmente adatta al raccoglimento. Le strombature sono chiuse da vetri, alcuni dei quali presentano decorazioni che si compongono con il paesaggio esterno. Una piccola cappella, luogo di pellegrinaggio e di accoglienza, che dà l'idea di una grotta profonda attraverso effetti di masse dolci e arrotondate, avvolgenti e rassicuranti. Al momento della sua realizzazione, la cappella di Ronchamp sembrò costituire una svolta decisiva nel lavoro di Le Corbusier, per l'accento posto sul valore plastico dell'architettura. Alcuni critici parlarono di un tradimento della poetica purista, altri della nascita di un nuovo linguaggio dell'anima. Sicuramente, certe soluzioni adottate da Le Corbusier a Ronchamp si possono ricondurre all'influenza delle avanguardie. Troviamo richiami al gusto neoplastico di Mondrian, al surrealismo mescolato al purismo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!